Consiglio comunale tormentato, quello del 29 luglio 2015, che chiude i lavori del consesso civico centesimo in occasione del periodo vacanziero d'agosto. Qualcuno però, come il sindaco rimarca, ha voluto anticipare le vacanze, riferendosi all'opposizione che non hanno partecipato ai lavori, seguendo l'invito del consigliere di Noi Che, Marco Matrelli, il quale nei giorni scorsi aveva aspramente criticato il modus operandi dell'amministrazione Lodi, che secondo il consigliere Mattarelli concede sempre poco tempo per studiare gli atti delle delibere e ordini del giorno in scaletta nelle sedute del Consiglio, invitando i componenti dell'opposizione a non partecipare alla seduta del 29 luglio, evidenziando inoltre le 500 cartelle del punto riguardante la scissione di CMV, impossibile secondo Mattarelli studiarle a fondo nei pochi giorni di disposizione prima del Consiglio, considerando i 18 punti in scaletta, insomma una mole di lavoro imponente. Ma oltre a questo il sindaco Lodi ha dovuto registrare la posizione critica del consigliere di maggioranza Denis Zapaterra, PD, che attraverso il suo ordine del giorno sulla riforma scolastica, puntualmente respinto dallo stesso partito, ha ventilato la possibilità di dimettersi dal gruppo. Sentiamo ora il signor sindaco di Cento, dottor Piero Lodi. Naturalmente ci spiegherà i progetti dell'amministrazione per Cento, che non sono pochi, intervistato da Marco Raboni per Taccuino Centese Web TV. Ma l'episodio secondo me si commenta da solo, nel senso che gli assenti hanno sempre torto, lo dice anche la saggezza popolare da alcune centinaia di anni. La realtà dei fatti è che c'è tanta politica e molta strumentalità in questa scelta di uscire dall'aula. L'avrei capito, sono sincero, in altri contesti dove forse per esigenza e per la smania di far presto abbiamo magari compresso i tempi di discussione. Non certo per il Consiglio di oggi, che aveva un argomento come il piano della ricostruzione di cui parliamo da oltre un anno, un bilancio che segue di due mesi l'ultimo assestamento e che non aveva nessuna variazione significativa. Delibere importanti come quella che disegna il futuro delle multi-utility di questa provincia, la nuova CMV a 22 comuni, di cui parliamo almeno dal dicembre dell'anno scorso, quindi forse sono mancate, la dico per quella che penso davvero, forse sono mancati gli argomenti per venire in Consiglio, forse partecipare a questo Consiglio avrebbe reso molto difficile fare opposizione, è stato più semplice contare le delibere, scoprire che erano 18 e andare via. È un peccato perché peraltro soltanto due giorni fa in conferenza capigruppo avevamo deciso di dividere la seduta in due giorni, quindi avremmo fatti 9 punti oggi e 9 punti domani. Rimarco che un po' è stata costruita d'arte questo secondo me un po' triste casus belli, perché il presidente di commissione bilancio Mattarelli, unico presidente d'opposizione, non ha nemmeno convocato la sua commissione per avere qualche argomento in più per dire che non si era discusso, al punto che è stata la vicepresidente di maggioranza a doverla convocare in fretta e furia in supplenza. Io credo che argomenti così importanti avrebbero meritato di avere un'opposizione all'altezza. Signor sindaco, l'amministrazione sta lavorando per cosa? Quello che sta succedendo è che comincia a prendere forma in maniera sempre più evidente un disegno di una nuova città. Nelle comunicazioni in apertura di Consiglio ho annunciato il quasi milione di euro portato a casa per riqualificare tutto Corso Guercino, il Porfido, la piazza, la Rocca, le panchine e tutto ciò che ne seguirà. Un risultato straordinario, almeno dal mio punto di vista. Il 1,2 milioni che ci consentirà di far partire il ripristino delle Pascoli, un intervento atteso da tutti, più che da tutti, anche dal sottoscritto che ci ha lavorato indefessamente da 3 anni. Ricordo che originariamente il contributo che c'era stato erogato era di 400.000 euro, oggi l'abbiamo portato a 3 volte tanto, 1.200.000 euro, che ci consentirà di mettere la scuola in funzione con tutti i crismi della sicurezza, senza fare sconti alla sicurezza neanche in questo caso. Abbiamo annunciato sempre in apertura che il Fondo regionale dell'autosufficienza vedrà spendere sul nostro territorio 300.000 euro in più quest'anno, che diventeranno 500.000 nei prossimi 3 anni ogni anno a favore di anziani e disabili, un altro risultato molto forte. Abbiamo visto le tariffe delle nostre scuole, quindi mensa, trasporto, dopo scuola, ridursi e accompagnare una riforma dell'ISEE che va incontro ai ceti deboli e ai ceti medi, che stanno diventando purtroppo anche loro ceti fragili. Abbiamo visto CMV modificarsi e oggi abbiamo fatto un voto importante per creare una società
anzi due società distinte, una per la raccolta e l'altra per la trasformazione del rifiuto, attive su ambito provinciale, 22 comuni su 24, economie, economicità, abbassamento delle tariffe. Abbiamo deliberato la tariffa puntuale dei rifiuti, che consentirà a quelli che fanno davvero seriamente il porta a porta di pagare meno in fattura ogni bimestre. Abbiamo approvato il piano della ricostruzione, che darà spazi per le nuove case, ma soprattutto riduce drasticamente il consumo di territorio e prevede il primo parco urbano degno di questo nome della nostra città, 12 o 13 ettari, più di 10 campi da calcio uno dopo l'altro su via Modena, finalmente un posto che possiamo chiamare parco e non giardino. E abbiamo approvato gli equilibri di bilancio, dimostrando che ancora una volta il nostro è un comune con i conti in ordine, in salute, di cui tutti noi possiamo essere tranquilli, quindi paghiamo le tasse ma abbiamo servizi e conti in ordine. Per quanto riguarda CMV, molti lo considerano un carrozzone con tanti debiti. La delibera licenziata oggi servirà a migliorare le cose? Ma chi dice che un carrozzone pieno di debiti fa della politica e non fa dell'economia? Diciamo che quando questa amministrazione si è insediata ha trovato una ricetta, che era quella dell'amministrazione precedente, cioè del centrodestra, che diceva: portiamo i libri in tribunale, dichiariamo il fallimento di CMV. In 3 anni abbiamo portato tutte le società del gruppo in attivo. L'anno scorso, per la prima volta nella storia dell'azienda, è stato erogato un dividendo ai soci. I centesi hanno speso 100.000 euro di tasse in meno, perché 100.000 euro di dividendo l'ha erogato CMV senza modificare le tariffe. E oggi mettiamo in campo un piano industriale che mette non solo in sicurezza i conti, ma dà una prospettiva occupazionale per i quasi 130 lavoratori e fa di CMV un tassello di una politica di multi-utility su base provinciale. Qualcuno, lo cito anche per nome e per cognome, è il capogruppo Marco Mattarelli, che oggi era al mare anziché stare qui in consiglio, non lo invidio, preferisco essere qui a rappresentare i centesi, dice: ci sono ancora molti debiti. Beh sì, i debiti l'unico modo è pagarli, non è che li possiamo cancellare con un colpo di spugna. Quello che è certo, e lo dice il sistema bancario, è che oggi CMV è un'azienda seria e solida, altrimenti non ci erogherebbero gli affidamenti, che sono ripresi, mentre solo 4 anni fa per la nostra azienda pensare ad andare in banca e ottenere un mutuo era pura fantascienza. Quindi lavoro, serietà, fatti concreti, poche polemiche, e anche se è un po' caldo veniamo in consiglio comunale, perché dal mare non si fanno gli interessi dei centesi. L'amministrazione comunale va avanti. Entro la fine dell'anno cosa si vuole fare ancora? L'altro giorno mi sono messo lì, ho fatto un elenco delle realizzazioni che contiamo di chiudere da qui alla fine del mandato. È venuto un elenco di 2 pagine piene, scritte fitte. Prevediamo di chiudere entro il prossimo settembre 3 nuove scuole, saranno 7 a quel punto le scuole nuove, 9 contando anche le ristrutturazioni radicali. Prevediamo di far partire il cantiere per la scuola di Alberone, il primo nido nelle frazioni. Sta prendendo forma una politica dei centri giovanili, pensando ai ragazzi. Abbiamo già aperto la sala prove a Casumaro, realizzeremo un centro giovanile a 12 Morelli, realizzeremo e apriremo il nuovo centro giovanile nell'area dell'ex stazione, completeremo l'area dell'ex stazione, a giorni aprirà la nuova strada. A settembre inaugureremo la grande piazza che circonda quello che sta per diventare il centro giovanile. Prende forma, perché partirà il cantiere, il nuovo centro servizi al cittadino, che ci consentirà entro il mandato di riportare a 100 anagrafe e stato civile. Lo stato civile c'è ancora, l'anagrafe attualmente, voi sapete, è a Renazzo. Quindi, recuperando questa ferita che il terremoto ha causato, tra ottobre e novembre, per l'altro governatore, toglieremo le transenne dalla piazza, rifaremo il porfido dappertutto, porteremo le panchine che ci mancano da sempre, metteremo un po' di verde attorno alla rocca, recuperando una cosa che è ancora una ferita che abbiamo ancora tutti nel cuore, no? Una volta c'era il piacere di andare attorno alla rocca e godersi un po' di fresco e la vista del nostro monumento. Faremo un po' di investimenti nei confronti dell'ambiente, perché ridurremo l'inquinamento e i consumi portando la tecnologia LED almeno nelle strade del centro storico, quindi più luce, meno bollette. Insomma, ne faremo ancora molte altre, ma comincio a essere un po' in difficoltà di memoria. L'appuntamento è a viverle giorno dopo giorno. Io credo che avremo ancora un anno almeno di inaugurazioni e di realizzazioni. Questa città sta cambiando giorno dopo giorno, secondo un disegno organico. Lo dimostra il fatto che è sempre più difficile per l'opposizione avere qualcosa da dire e si sceglie di andare fuori per motivi strumentali. A questo punto, signor Sindaco, non ci rimane che augurare buone vacanze ai centesi. Beh, penso che abbiamo tutti bisogno di un periodo di vacanze. Il pensiero non è tanto a chi andrà in vacanza quanto a chi non potrà farlo per motivi economici. Anche per questo abbiamo messo in campo 100 d'estate, una grande rassegna.